Se Pistoia, dopo l'ubriacatura delle tante manifestazioni di luglio a agosto, salvo qualche eccezione langue, sono paesi e paesini della collina e montagna pistoiese a animarsi proponendo iniziative a paesani e visitatori, come per Spedaletto, piccolo borgo antichissimo lungo la statale 64 porrettana che anche quest'anno abbina il retaggio della sua ricca storia a incontri culturali. Come è stato nella bella chiesa del paese per la lettura della Divina Commedia organizzata dalla Pro Loco e affidata al professor Renzo Zagnoni, storico e docente di italiano, cofondatore a metà degli anni 70 del gruppo di studi Alta Valle del Reno. Il tutto per un canto della Divina Commedia, il 24esimo, che parla di Pistoia e dei pistoiesi in modo non proprio lusinghiero. Sì, non proprio lusinghiero, perché Vannifucci dice di se stesso che era una specie di mulo, come mulchi fui, e son Vannifucci bestia e Pistoia mi fu degnatana. E poi c'è nella seconda parte tutta l'invettiva contro Pistoia che non ti stanzi di incenerarti, quindi è un po' come le invettive contro Firenze, godi Fiorenza, oppure le invettive contro Pisa, quelle contro i bolognesi che sono tutti avari. Dante ce l'aveva un po' con tutti, anche naturalmente con i pistoiesi, poi Vannifucci in particolare, perché era stato, come dice sempre il testo dantesco, ladro alla sacrestia degli belli arredi e quindi ladro nella sacrestia della cappella di San Jacopo, che era ricchissima e lui aveva rubato cose all'interno appunto di questa sacrestia, e questo è il motivo per cui Dante lo mette nella bolgia dei ladri. Giudizi, diciamo, che nascono poi da quelle terribili faide che c'erano in quel periodo. Certo, perché lo stesso Vannifucci alla fine del canto fa la previsione a Dante, una delle tante previsioni che sono soprattutto nell'inferno del Purgatorio, dell'esilio, e lo fa in modo durissimo, cattivissimo. Infatti l'ultimo verso dice: e te l'ho detto perché dolerti debbia, perché tu ti debba dolere di questa cosa. Quindi è una reazione durissima nei confronti del fatto che Dante lo ha trovato in questa condizione miserevole, completamente circondato e bloccato dai serpenti della bolgia dei ladri. Agosto com'è nel paese di Spedaletto? Ci sono alcune iniziative, una è quella con il professor Zagnoni, il quale venerdì prossimo, 12 agosto, sempre alla stessa ora, illustrerà un altro canto della Divina Commedia. Il giorno successivo, 13 agosto, ci sarà la presentazione degli atti, sempre da parte di Nuet e del professor Zagnoni, degli atti del convegno che è stato fatto qua nel mese di luglio dell'anno scorso. Poi c'è la domenica successiva un incontro con gli alpini, il giorno 24 agosto, che è il patrono del paese, ci sarà una festa per i bambini con animazione, poi infine si chiuderà la stagione domenica 4 settembre, quando ci sarà la festa delle patate.